dal quale prendo spunto per questa presentazione, perché voglio essere preciso e vi devo dire che sono molto soddisfatto e sento che affianco a me c'è un'altra persona che da altra dimensione oggi è molto soddisfatta della scelta fatta. Ci ha scelti, Iole, uno per uno, e ci ha posti uno per uno al posto in cui lei sapeva che saremmo potuti servire ai calabresi e alla Calabria. Deserto che ci avevano lasciato davanti. E siamo arrivati non all'oasi, siamo arrivati ad una terra promessa, vera, reale, concreta, di cui potranno godere quelli che verranno dopo, che sappiano lavorarla quella terra e questa terra che lasciamo. Noi sappiamo che ogni anno è previsto un target di spesa per i fondi comunitari. Per il 2020 l'obiettivo era di spendere almeno 128 milioni e 200 mila euro. Hanno lavorato talmente tanto bene gli uffici e il dottor Nicolai con i suoi collaboratori, che ringrazio di cuore. Abbiamo superato di 62 milioni il target previsto. Quando ci dicono abbiamo restituito i soldi, abbiamo mandato indietro i soldi non è che li mando indietro, è che proprio non li fanno neanche arrivare. Noi invece gli abbiamo detto ne abbiamo bisogno di altri, grazie. Dice, ma li avete già finiti? Sì, ne avremo bisogno di altri, grazie. Quanti? 62 milioni ancora. Questa mattinata è per comunicare alcuni risultati che sono stati conseguiti dal Dipartimento della Programmazione Unitaria in questo primo semestre, diciamo, di attività, che è il secondo semestre dell'anno. Fondamentalmente volevamo oggi rappresentare tre risultati importanti. Il primo è quello relativo al disimpegno sui fondi unionali, come sapete ogni anno c'è un target di spesa da conseguire. Il secondo è quello relativo all'avvio delle procedure della nuova programmazione 2021-2027 e il conseguente avvio quindi anche della programmazione sui fondi nazionali sui quali siamo attivi e stiamo lavorando. La vera novità è che questa volta è stato fatto senza l'ausilio di progetti sponda o retrospettivi, come si vuol dire, quindi è tutta spesa nativa POR, tutta spesa che è stata messa a terra, che è andata ai calabresi, quindi oserei chiamarla spesa vera, tra virgolette, quindi questa è la novità importante.